Allora, eccoci qua con Eugenio Corini, è una vittoria questa molto importante perché è arrivata in rimonta innanzitutto, perché hanno segnato altri due giocatori e siamo a quota 10, cioè Caroni ed Aurelio, e perché insomma dà anche un senso alla classifica, se ha senso guardarla in questo momento. Ma una partita sviluppata bene contro un avversario tosto che ti concede poco, siamo stati equilibrati, pazienti, siamo andati sotto sull'unico tiro che hanno fatto nel primo tempo. Ma credevo, perché vedevo delle cose, sentivo che la squadra c'era e l'abbiamo spinta, l'abbiamo fatto veramente insieme con tutti i 25-26 mila che c'erano oggi. È stato qualcosa di appassionante, di bello. Lo step di quest'anno era creare questo livello di autostima, questa connessione squadra-pubblico, e so che quando la si crea diventa qualcosa di invincibile o di difficile da battere, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati quest'anno. Siamo arrivati a fare questo primo scorcio di campionato molto bene, dobbiamo andare a Modena, sappiamo che affrontiamo un avversario di livello, e chiudere bene queste prime partite, però sono contento perché la squadra crede in quello che si propone, ha convinzione, sa ribaltare le situazioni. Questo per me è un aspetto molto importante se vogliamo diventare una squadra che abbia una mentalità vincente. Al di là del gol subito, che ovviamente ha messo la partita in salita, c'è stato un momento in cui siete andati un attimo in difficoltà dopo il pareggio, come te lo sei spiegato? Perché hai voglia di andare a fare il secondo e dunque tendi magari a sbilanciarti un po' e non te lo puoi permettere. Questa è la forza del nostro pubblico, che ti dà un'energia pazzesca, e dunque a volte devi essere più attento a tenere in equilibrio la squadra sotto, perché il contrattacco, il contropiede è sempre pronto dalla squadra avversaria. Dunque ormai l'abbiamo fatta bene, è vero che qualcosa in quei minuti hanno fatto loro, ma è il minimo sindacale. Se andate a vedere i dati della partita penso che li abbiamo schiantati. Ha lavorato sicuramente sulla testa dei suoi giocatori all'intervallo, perché comunque il pareggio è arrivato subito, neanche a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Cosa ha detto ai suoi ragazzi, perché alla fine l'hanno ascoltato e in effetti hanno ribaltato il risultato? Di essere equilibrati e pazienti, perché ero sicuro che il gol l'avremmo fatto e se avessimo pareggiato la partita potevamo creare le condizioni per vincerla. Sono stati bravi, sono stati molto convinti, siamo andati anche su tante situazioni dove la palla sporca la consolidavamo noi, non permettevamo il contropiede, abbiamo riciclato tante cose, una squadra molto chiusa, molto densa. E dunque sono felice, perché era una partita oggettivamente molto difficile da riprendere e da andare a vincere. Io invece volevo chiederle come ha vissuto lei gli ultimi minuti di questa partita, perché dalla tribuna stampa l'abbiamo vista incitare, lo fa sempre, però questa volta ancora di più i suoi. Ma io vivo costantemente con i miei giocatori la partita, se fosse per me entrerei in campo, dunque faccio fatica a trattenermi, ringrazio il nostro team manager che cercano di tenermi ingabbiato per quanto è possibile, ma cerco di trasmettere attraverso questo atteggiamento l'energia, la voglia di cui hanno bisogno in certi momenti. E questo mi aiuta il pubblico, che oggi è stato veramente straordinario, come lo è sempre. Io dico che quando siamo uniti, quando il pubblico capisce anche qualche difficoltà che la squadra può avere, diventiamo forti. E questo, su questo tasto batterò tanto, perché insieme poi la possiamo risalire la partita, la possiamo andare a vincere insieme. E oggi è importante anche da questo punto di vista. Ecco, due gol sugli sviluppi di calcio piazzato, uno da una punizione, uno da un corner, anche questo è un dato molto molto importante. Sì, cioè, ci dedichiamo tempo, lavoro, c'è applicazione. Oggi insomma, l'abbiamo fatto molto meno bene rispetto ad altre volte, ma in quelle due situazioni da palla riciclata siamo stati bravi a creare azioni di qualità e a fare gol. E due difensori. Va bene così. Siete stati bravi anche a mantenere i nervi saldi, perché ad un certo punto la partita si è incattivita e credo che sia stata pure una vittoria di carattere e di maturità. Io penso che una squadra vincente debba saper vincere più tipologie di partite, quando è sporca, quando è brutta, quando è cattiva. Ci dobbiamo star dentro sempre e comunque. Oggi è un'altra tipologia di partite che abbiamo vinto. L'anno scorso non riuscivamo a vincere, quest'anno abbiamo vinta, e questo alimenta insomma il percorso di crescita e quello che vogliamo essere. Chi ti piacerebbe fosse l'undicesimo marcatore, da tutti quelli che non hanno segnato? Faccio fatica a dirne uno, perché secondo me hanno tutti la possibilità. Mi piacerebbe facesse gol Claudio Gomes. Ecco qua Peppe Aurelio, allora, ti chiedo subito la differenza tra questo gol e quello dell'anno scorso, quando avete vinto 5-2 e tutti sommati, insomma, è stato importante, ma non contro questo immagino. Quest'anno secondo me il gol che ho fatto oggi è un gol importante, sia a livello personale che a livello di squadra. Conta molto il risultato finale, perché questo gol ha sancito la vittoria all'ultimo, quindi per me è molto più importante questo gol che ho fatto oggi che quello con il Modena l'anno scorso. La sensazione che abbiamo avuto dalla tribuna è che il pallone ti stesse quasi scavalcando, cioè ti sei appeso un attimo al cielo, sei rimasto un po' più su per colpirla, perché l'hai presa benissimo con la fronte, no? Sì, il gol ancora non l'ho visto, però tutti i compagni mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che è stato un bel gol. Io sono saltato, poi
ho visto sta palla entrare in porta e ho sentito il boato della nostra gente, e quella è la cosa che mi ha fatto tremare le gambe, mi sono tolto la maglia per loro, per tutto quello che danno per noi dal primo all'ultimo minuto. Un'ultima cosa da parte mia, ti abbiamo visto uscire abbracciato praticamente con Aurelio, cioè scusami, con Lund. Sei andato sotto la curva, praticamente eravate assieme, quindi sì. C'è molta competizione tra di voi, è giusto che sia così, ma sì. C'è anche amicizia, c'è un bel rapporto. Sì, io penso che durante la settimana io che Chris dobbiamo essere competitivi l'uno con l'altro per cercare di migliorarci entrambi. Poi al 90esimo conta solo il bene del Palermo, quindi se gioca Chris o gioco io, per me è indifferente, l'importante è che torniamo a casa con i tre punti. Tu sei entrato nella ripresa, però negli spogliatoi all'intervallo c'eri pure tu, allora ti chiedo cosa vi siete detti, perché avete reagito sin dal primo minuto del secondo tempo. Il mister nella ripresa ci ha caricato, ha detto che potevamo andare in campo e potevamo vincerlo. Infatti siamo entrati in campo, abbiamo segnato prima con Pietro e poi agli ultimi minuti abbiamo vinto la partita. Avete avuto la sensazione che potevate vincere, perché nonostante il gol subito sul finale del primo tempo, in realtà la partita l'avete fatta voi, siete stati bravi pure a non sottostare, diciamo, ai giochetti di nervosismo che stava facendo il Sudtirol. Sì, il Sudtirol ha fatto i classici giochetti quando sta vincendo 1-0. Però noi siamo stati intelligenti, siamo stati concentrati, abbiamo fatto una partita da grande squadra. C'è una dedica particolare? Alla mia famiglia e alla mia ragazza.